Ultime due domande, poi abbiamo finito. La televisione, lei la guarda poco. Berlusconi dice che trasmette ansia, che i telegiornali fanno vedere il lato negativo della vita. Lei guarda i telegiornali, che impressioni ha? Ma vede, certi fatti come il processo di Erba, e ce ne sono tanti altri, quello Cogne. Cogne per esempio, ma ce ne sono tanti altri. No, questi fatti qui, non diamole tutto quello spazio che gli è stato concesso, poco spazio e diano più lo spazio al provvedimento che gli viene applicato. La magistratura si muove, se ha delle prove, non deve avere dei teoremi, il giudice deve provare. Non deve indurre, dire io deduco che lei, no, che lei mi dimostri la sua innocenza. Ma lei no, lei mi deve dimostrare la mia colpevolezza e io mi posso difendere. E questo fatto qua, tutte queste perizie che vengono fatte dopo a lunga scadenza, che sono già state tutte cancellate, come fanno domani a trovare il colpevole? È come, per esempio, Ustica. Sì. Due generali sono stati condannati, all'ergastolo, sono morti e dopo sono stati assolti. Che Assolti. Ma i telegiornali come li giudica? Come li vede? dovrebbero essere riveduti completamente e totalmente e che non Perché? ci dovrebbe Ce lo essere. spiega ai ragazzi No, perché? no, non ci dovrebbe entrare la politica perché Ma sì. fanno politica? C'era eventualmente lì d'altra parte, tutti sono dei politici. Lei vede il fatto stesso, quello di Orlando, per quel posto, quanto eventualmente, quando sì, è una novella eventualmente anche quella. Sì. Ma Prendiamo i provvedimenti eventualmente prima, studiamoli prima e come poi si ne rendono dobbiamo andare. autonomi dalla politica questi telegiornali? Come? Perché tutti lo vogliono, ma però poi Ma ci dovrebbe essere eventualmente la maggioranza che dovrebbe stabilire, eventualmente dovrebbe dire l'ultima parola, se no è inutile andare a votare. Io credo che alle prossime votazioni diminuirà ancora, il voto. perché la gente non ha più fiducia nei politici, perché promettono tanto e non mantengano niente, fra l'altro. Poi dimostrano il potere. Il potere chi ha bisogna di dimostrarlo. Se io d'altra parte vado in guerra, devo dimostrare di avere le migliori armi e le devo sfoderare quando sono in guerra, non quando sono in pace. Senta, sempre di informazioni, il Corriere della Sera era uno degli obiettivi della P2. Oggi sarebbe ancora così importante controllare un quotidiano o i quotidiani hanno perso il loro Io ruolo? credo che tutti i quotidiani perderanno, eventualmente stanno perdendo, anzi, perdendo, spariranno, perché nessuno più legge il giornale. Anche lei mi ha parlato di un giornale come il Corriere della Sera, lei me lo prenda, 64 pagine, di 64 pagine almeno 45 sono di pubblicità. Ma è un volume. Lei mi può leggere eventualmente il Corriere della Sera? Se lei legge una mattina, dice di occorre una mattinata. Certo, D'altra tanto parte tempo, si certo. dovrebbe essere sintetico, d'altra parte la notizia dovrebbe essere sintetica, schematica, dire il fatto e basta. Poi redire eventualmente i provvedimenti che sono da prendere. Lei fa un gran chiasso al momento e nel momento. Dopo c'è silenzio, cala il sipario e si Ma dimentica. oggi la P2 giudicherebbe così importante controllare il Corriere della Sera o la Repubblica o la Stampa, ma anche altre o meno sarebbero meno Il importanti. caso della P2 non ne parliamo più. Lei legga il piano rinascita e lei si A attenga a quello. proposito di piano rinascita, molti lo copiano, è vero? Credo che sia stato già copiato Cosa diciamo a questi ragazzi? Cosa si può... e molti si sono abbeverati eventualmente lì, a prescindere dal fatto che io prevedevo una repubblica presidenziale, perché se non c'è un responsabile, noi non abbiamo il presidente attuale di una repubblica parlamentare, non è responsabile di nulla e ce lo dimostra quando dice ma e che gliele contestano. Questa non è una questione che riguarda me, è una questione che riguarda il Parlamento. Ma dov'è il responsabile? Ci deve essere uno che sappia dire sì o no. E allora bisogna che ci sia quella presidenziale. La presidenziale. La P2, cosa devono sapere i giovani? Adesso mi deve dare uno scoop.
sulla P2 che non si è mai detto, non si è mai saputo? Cosa, che ricordo devono avere e conoscenza devono avere della P2 le giovani generazioni? Ma d'altra parte dovrebbero avere un ricordo, loro non hanno un ricordo. Diciamo in senso storico. Prima eventualmente si documentino, non leggono, devono leggere la biografia del professor Mola, Mola. che sarà presentato, appunto lì c'ha A l'invito, lei lo dicembre, facciamo vede, vedere. da Giorgio Galli. Sì, eccolo qua. No, No, sbaglio. è quell'altro, guardi, Facciamo vedere, ecco, vede, eccolo non so. qua, ottobre, Teatro dell'Opera. Ecco qua l'invito, quindi accorrete numerosi. Però ecco, quelli che non verranno lì, che invece sono milioni che guardano internet e YouTube. Cosa può testimoniare della P2? Cosa ci può dire? Ma Oltre a vede, ma una documentarsi. materia, se lei non la conosce, che cosa può dire? Nulla, bisogna Dopo essersi conoscerla. documentati. Lei sa benissimo che eventualmente che questa, quello che è stata la massoneria. Oggi la massoneria purtroppo non ha più eventualmente nessun valore e nessun potere. Diciamo, qual era il vostro obiettivo? Allora, facciamo la domanda terra a terra per i giovani. Qual era l'obiettivo della P2, anche nell'interesse dei giovani? Nell'interesse dei giovani era eventualmente portarli nelle scuole e nelle aule delle università per poter studiare e per poter tirare fuori ancora qualcuno che potesse illuminare il mondo, come è stato a quell'epoca Marconi e sono stati tanti altri personaggi. I Oggi pochi sono. cervelli buoni oggi se ne vanno all'estero, i cervelli buoni bisogna conservarli qua. Per poterle dire questo, e poi chiudiamo, che il concorso di magistratura fatto 6 mesi fa, per avere 500 magistrati, 500 magistrati le dico, ne convocarono, no, 400 magistrati, scusi, Prego, rettifico, prego. 400, ne convocarono 40.000 laureati in legge, e dei 40.000 laureati in legge ne trovarono idonei soltanto 380. Questo credo che la stampa ha fatto male a pubblicarlo. Li dimostra eventualmente a che livello la cultura italiana è così depauperata notevolmente che c'è da vergognarsi eventualmente perché oggi si adopera soltanto il digitale, non ci sono più le lettere, ci sono soltanto i messaggini e Messaggini. basta. E con messaggini non si arricchisce e non si approfonda Approfondisce, certo. la cultura. Berlusconi è tra questi illuminati che indicherebbe lei? Beh, Silvio Berlusconi o no? Ormai. Tra queste persone più illuminate lo ascriverebbe o ci prova almeno? Ma perlomeno Berlusconi ha dato la prova di fare qualcosa, però potrebbe fare molto di più. Il valore, chiudo io, uno dei valori che c'è su questo documento che lei sposa in pieno è il valore della gerarchia. In una parola, cosa vuol dire questo valore della gerarchia del rispetto? La gerarchia significa eventualmente che ci sono, c'è una scala, eventualmente, e a questa scala bisogna obbedire. E d'altra parte, se perlomeno possiamo trovare domani, quando le cose non vanno, i responsabili e punire il responsabile o premiarlo per quello che ha fatto. Se non c'è una disciplina nella gerarchia, si può essere eventualmente nella gerarchia, nel lavoro, nello studio, ci deve essere sempre uno eventualmente che sia al di sopra di tutto e che possa dare eventualmente l'esempio. Che dare indicazioni. Che futuro vede? Poi chiudiamo per l'Italia. E mi sembra che sia una nave senza timone, eventualmente che è in mezzo a un mare e probabilmente non so dove si potrà arenare. Quindi non un futuro roseo per il nostro paese, però può esserci una luce in fondo o no, secondo lei? Ma noi come paese siamo il fanalino Di coda. di coda, ma però spento, non acceso. Siamo Fanalino spento. spento di coda. Dottor Rogelli, io la ringrazio.